Ragazzi, buongiorno. Oggi un altro rodaggio del mio Thunder Tiger da 3 cm cubici che monterò presto sul micro Robin da neanche un metro di apertura alare, che vedremo presto qui sul canale. Eccolo qua, ragazzi. Ecco la scatola, il Thunder Tiger GP18, quindi 2,9 centimetri cubici. Eccolo qua, ragazzi, guardate quanto è piccolo. La particolarità di questo motore è che è realizzato su carter da 2 centimetri cubici per quanto riguarda la grandezza. In più il castello motore è bicastello. Infatti si può montare sia in modo tradizionale ma anche utilizzando il piattello di dietro del motore triangolare. Guardate, eccolo là. Ha questa testata strana che in pratica, se uno la vuole smontare, la deve svitare totalmente. Questo sistema è applicato anche per quanto riguarda il tappo posteriore. Ma nella scatola è presente una chiave speciale per smontare e rimontare questo motore. Sto utilizzando una miscela di alcol metilico con il 18% di olio sintetico e l'aggiunta anche del 5% di nitrometano. Questo per fare il rodaggio, quindi farò due serbatoi, no di questo, perché questo è grosso, è da 400 cc, diciamo un serbatoio di questo intero per fare il rodaggio a questo motore e poi qualche sgassatina. Io già l'ho acceso, ragazzi, quindi adesso lo accendo davanti a voi, sperando che parta subito. Ecco qua. Ok ragazzi, sgassiamo un po', acceleriamo al massimo dei giri. Quasi alla perfezione, ma ci manca proprio un pizzichino. Ma siccome il motore è ancora nuovo, anche se ha consumato i suoi due serbatoi, voglio mandarlo così per i primi voli. Sapete, questo lo dovrò installare sul mini Robin da neanche un metro di apertura alare. Quel modello sarà un super motore, perché quello secondo me passa sopra anche con un 2, un 1,75. Questa particolarità sta nel fatto che questo è un 3cc su carter 2,5-2 o addirittura 1,75. Guardate quanto è piccolo il carter. E poi ha l'installazione mediante il tappo posteriore. Sentite che è minimo, ragazzi. Sentite, guardate l'elica, mo si ferma. Guardate l'elica, ragazzi, guardate. Incredibile, che bel rodaggio ho fatto. L'uomo del rodaggio, RC. Hey guys!
quanto va bene, ragazzi. Come elica sto montando una 8x5 e in aggiunta molto probabilmente è presente una strozzatura qui nella manetta, soprattutto per quando si fa il rodaggio. Togliendola il motore girerà qualcosina di più, ma già così è tanta roba, ragazzi. Bellissimo questo 3CC GP18 della Thunder Tiger, è un po' vintage anche, sicuramente ha una quindicina di anni. Ok ragazzi, altri 5 minuti che finisce la benzina nel serbatoio, il rodaggio è completato, va subito installato su questo fantastico modello che è il Mini Robin, avete già visto una presentazione qui sul mio canale. Quindi se ancora non l'avete fatto non vi resta che iscrivervi al canale e spuntare in su la campanellina, così resterete sempre aggiornati sui miei video futuri. Per oggi è tutto, ci vediamo presto col mio prossimo video. E guardate, sono già arrivato. Ciao ragazzi!